Nel corso della notte fra il 30 settembre e il 1 ottobre scorsi sono state eseguite da parte della squadra mobile di Palermo, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Pesaro, 23 ordinanze di misure cautelari nei confronti di soggetti accusati di vario titolo, di associazione delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale di sostanze stupefacenti. L'operazione ha visto coinvolto un 63enne cittadino italiano di origine marocchine, residente a Valle accusato di essere l'intermediario nell'ambito di un importante traffico internazionale di stupefacenti fra Marocco e Italia che garantiva l'arrivo di ingenti quantitativi di hashish. Nel corso dell'attività d'indagine sono stati inoltre sequestrati 700 kg della sostanza dello stupefacente ai vari corrieri per il trasporto. Dall'indagine è emerso che i capi dell'organizzazione erano soggetti vicini al clan di Cosa Nostra, il 63enne destinatario già di un'ordinanza di misura cautelare in carcere, messa a suo carico dal GP di Palermo, è stato condotto in carcere presso la locale Casa Circondariale.